Dal Vangelo secondo Matteo. Una buona domenica a tutti. Il Vangelo secondo Matteo è stato scritto ad Antiochia di Siria, dove c'era una comunità cristiana molto numerosa, composta soprattutto da giudei che si erano convertiti a Cristo. L'autore di questo Vangelo è un rabbino che scrive una cinquantina d'anni dopo la morte di Gesù. È un rabbino già vecchio che da tanti anni già si è convertito a Cristo e che cosa constata attorno a lui? Che nel mondo il male continua presente. Gesù era venuto per dare inizio a un mondo nuovo, ma il mondo vecchio continua a prosperare. Il bene esiste, è vero, ma al suo fianco continua a crescere rigoglioso anche il male. E i cristiani delle sue comunità chiedono con insistenza a questo rabbino: ma che regno ha instaurato Gesù se non è riuscito a far scomparire subito e per sempre tutto il male dal mondo? Non solo, ma nelle stesse comunità cristiane la vita non è proprio esemplare, anzi, il fervore iniziale dopo 50 anni è andato diminuendo e tanti aspetti della vita pagana sono ricomparsi anche fra i cristiani. Hanno bisogno quindi le comunità cristiane di una scossa pastorale. I più fervorosi in questa comunità di Antiochia hanno certamente presente, essendo dei giudei, ciò che c'è scritto nel libro del profeta Isaia, nel quale si dice, al capitolo 60, al capitolo 62, si dice che nel regno di Dio il popolo sarà tutto composto di giusti. Li chiameranno popolo santo. Quindi, almeno dentro la Chiesa cristiana, ci dovrebbero essere soltanto persone giuste e sante. E dovremmo essere noi cristiani, questo popolo. Invece si verifica già al tempo di questo autore del libro di Matteo che non tutta la comunità è santa. Come mai questo accade? E poi come comportarci con coloro che non vivono una vita da cristiani? E sono le stesse domande che ci poniamo anche noi oggi. Bene, già al tempo di Matteo, in seno alle prime comunità sono sorte due tendenze pastorali opposte. C'erano i rigoristi, intransigenti, che volevano subito fare pulizia e chi non era coerente con gli impegni battesimali doveva essere cacciato fuori dalla Chiesa. Ricordiamo che anche Paolo, quando scrive ai Corinti la sua prima lettera, al capitolo 5, e tratta di un cristiano che aveva una vita immorale, ma così immorale che nemmeno i pagani si comportavano così. E a un certo punto dice: ma come sopportate che nella vostra comunità ci sia un tipo del genere? Un invito a cacciarlo fuori in modo che prenda coscienza del suo comportamento. Ecco, c'erano nelle comunità questi rigoristi, ma c'erano anche coloro che dicevano che bisognava essere più comprensivi, più pazienti con i peccatori. Bene, questi due schieramenti hanno continuato a contrapporsi per secoli nella Chiesa e si sono combattuti con molta durezza, arrivando spesso ad accusarsi e anche a offendersi. E ciò che è curioso è che sia gli intolleranti che quelli più magnanimi, più indulgenti, giustificavano le loro posizioni appellandosi alla parabola delle zizzanie e del grano che ci viene presentata proprio oggi. Chi è che aveva ragione? Qual era la scelta pastorale giusta? Quella degli intolleranti intransigenti
o quella di coloro che erano più indulgenti. Bene, è ciò che cercheremo di scoprire quest'oggi. Chi interpretava bene la parabola? Ascoltiamola anzitutto. Gesù espose loro un'altra parabola dicendo: Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del seme bello nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, apparvero anche le zizzanie. Un uomo ha seminato del seme bello nel suo campo, non seme buono. Bello, dice il testo. Chi è questo seminatore? Potrebbe essere Dio, il quale ha creato un mondo bello. Per ben 7 volte all'inizio del libro della Genesi si ripete e Dio vide che era bello ciò che aveva fatto. La domanda allora, come mai c'è il male? Da dove vengono le sventure, il dolore, la morte? È la domanda che i non credenti pongono a noi cristiani. Se c'è un Dio che ha fatto le cose belle, da dove viene il male? Ma questo seminatore potrebbe essere Gesù, che in un mondo brutto, quello che lui ha incontrato, quello guidato dall'egoismo, e dall'egoismo possono nascere solo guerre e atrocità, bene, lui è venuto a porre un germe di bellezza, un seme da cui germoglia finalmente un'umanità bella, quella dove regnano la pace, l'armonia, l'amore, dove sono scomparsi i dissidi, le guerre, le ingiustizie. Ma anche qui si pone la domanda: come mai allora, anche dopo che Gesù ha posto il seme bello del Vangelo, i frutti sperati non sono arrivati? Secondo personaggio, il nemico che di notte, mentre tutti dormono, semina zizzanie. Chi è questo nemico? Non è il diavolo immaginato dai cristiani, altrimenti ci si chiede come mai Dio non sia capace di bloccarlo, impedirgli di rovinargli la bellezza della sua opera. E qui è per dire che Dio non è autore del male. Il male deriva dalla creatura stessa, che non può che essere limitata e non può che essere così. Terzo personaggio, le zizzanie. Gesù ha scelto una bella immagine per rappresentare la parte negativa presente in ogni uomo. Per quale ragione ha scelto le zizzanie? Perché quando germogliano, le zizzanie assomigliano al grano, si confondono con il grano. È quando mettono la spiga che rivelano la loro natura, perché fanno un seme nero, non quello dorato del grano. Poi il frutto delle zizzanie non è commestibile, il grano è per la vita, le zizzanie sono per la morte. E notiamo anche che Gesù non parla di zizzania, ma di zizzanie. Perché sono molte quante sono le forme di male che all'inizio sembrano bene e si confondono con il bene, ma poi i frutti sono velenosi. Ed è importante che noi facciamo un esercizio, perché dobbiamo stare molto attenti che molte zizzanie sembrano buon grano e si possono anche coltivare, ma poi danno frutti terribili, velenosi. Proviamo per esempio a pensare, c'è il vero amore e ciò che sembra amore, come la zizzania, sembra grano, sembra soltanto. Quando noi chiediamo a due giovani, un ragazzo e una ragazza, voi vi amate, oh sì, ci amiamo, cosa intendete per amore? A noi piace stare insieme, ma che progetto avete? No, adesso c'è da pensare a un progetto. Ci piace stare insieme, ma farvi una famiglia, beh, vedremo. Adesso ci piace, questo sembra amore, in realtà
e ricerca di sé, del proprio piacere, del proprio egoismo. E i frutti non saranno di vita, ma di morte. A quale famiglie darà origine questa concezione dell'amore? Quali saranno i frutti? Non occorre immaginarli perché nella società di oggi sono sotto gli occhi di tutti. Qualcuno dice: ma i tempi sono cambiati. Sì, ma i tempi non trasformano le zizzanie in buon grano. Se erano zizzanie nel Medioevo, rimangono zizzanie oggi. Naturalmente, se qualcuno vuole coltivare le zizzanie nel proprio cuore, lo può fare e va anche rispettato. Ma chi si rende conto del pericolo che il fratello sta correndo ha il dovere di aprire gli occhi e mostrargli che i frutti di quello che chiama amore saranno amari. Ognuno di noi può continuare a fare qualche esempio. Per esempio, c'è una vera pietà e quella che sembra pietà. La vera pietà è quella che spinge a mettersi a servizio della vita, dal suo sorgere al suo spegnersi naturale, anche quando questo richiede grande impegno, sacrificio, rinuncia. C'è la verità e ciò che sembra verità, ma in realtà è ciò che dicono tutti, ciò che pensano tutti, ciò che fanno tutti. Sembra verità, ma è inganno. È sottomissione, è schiavitù alle mode, al pensiero dominante. Ecco, ognuno di noi può andare avanti a fare questo esercizio e identificare bene ciò che è e ciò che sembra. Pensare quali saranno i frutti. E notiamo che il male non appare subito. All'inizio sembra bene, sembra bello, sembra desiderabile. Altro aspetto della parabola: il nemico attua nel sonno la zizzania. Il male si radica quando ci si addormenta, quando viene conciliato il sonno della coscienza, il sonno della fede. Non ci si deve addormentare nel campo morale perché le proposte degli uomini all'inizio sembrano sagge e dopo che rivelano di essere dei veleni. Quante volte sentiamo ripetere: cosa c'è di male? In certe mode, in certi comportamenti, in certi linguaggi, in certe volgarità. Stiamo attenti perché all'inizio ti addormenti e non ci si può addormentare nel campo morale. E adesso la domanda che pongono i servi: da dove viene il male? Da dove vengono le zizzanie? Ascoltiamo. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del seme bello nel tuo campo? Da dove vengono le zizzanie? Ed egli rispose loro: Un uomo nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi che andiamo a raccoglierle? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo le zizzanie, con esse sradichiate anche il grano. Lasciate che crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio. A questo punto entra in scena il quarto personaggio, i servi, che ci sono simpatici perché ci assomigliano. Sono interessati al campo, come noi siamo interessati che l'umanità sia sempre più bella. Siamo noi che vogliamo una chiesa che splenda della bellezza del Vangelo e che siamo rattristati quando in essa vediamo emergere delle zizzanie. Questi servi si rivolgono al padrone e pongono una prima domanda. Il loro dubbio è che il seme non fosse buono e quindi che la colpa sia del padrone. È forse il creatore, il colpevole, è Dio che ha fatto male il mondo se ci sono i dolori, le disgrazie e la morte? Oppure se il seminatore è Cristo, il seme è il Vangelo e dipende da questo seme. Se ci sono delle zizzanie nella Chiesa,
risponde il padrone molto calmo. Non c'entra Dio. Un uomo nemico ha fatto questo. Non è Dio che ha fatto le zizzanie. Queste sono parte dell'uomo. Un uomo amico della vita e un uomo nemico della vita. Un uomo nemico sono le zizzanie. Appartengono alla condizione umana che per sua natura è limitata, imperfetta e non può essere diversa. Noi nasciamo così. Ma ci chiediamo, ma perché Dio non ha fatto l'uomo senza zizzanie? Lo poteva fare, il guaio è che non saremmo stati noi. E per fortuna Dio ha voluto questo uomo, ha amato questo uomo. Quali sono le zizzanie che sono in noi e che ci danno tanto fastidio? Le conosciamo molto bene. L'orgoglio, la volontà di prevalere sugli altri, le passioni sregolate che ci portano a dissolutezze e soprattutto l'attaccamento ai beni, al denaro che ci porta a ignorare il bisogno del povero, addirittura a sfruttare il povero. Queste sono le zizzanie che ci disumanizzano, sono nemiche della vita dell'uomo. I servi pongono una seconda domanda. Adesso hanno capito che le zizzanie non vengono da Dio. Cosa farne di queste zizzanie? Come comportarsi in questo tempo della crescita? I servi fanno la loro proposta. È quella delle persone intolleranti, fanatiche, quelli che non accettano che ci siano delle zizzanie. Noi le strappiamo subito e poi le zizzanie vengono identificate con le persone che sono la vergogna e lo schifo dell'umanità e allora andrebbero bruciate subito. Come la pensa il padrone? E questo è il messaggio centrale della parabola. No, devono crescere insieme. Non potete sradicarle adesso, perché cogliendo le zizzanie tocchereste anche il buon grano. Le zizzanie sono una parte costitutiva della nostra persona, come c'è il buon grano, e dobbiamo fare pace con questa condizione, altrimenti diventiamo aggressivi con noi stessi e anche con gli altri. Il buon grano e la zizzania devono crescere insieme. E questo insieme caratterizza la posizione di Gesù. E i farisei erano quelli che erano separati, volevano la separazione del grano e della zizzania. E loro dicevano che la comunità messianica doveva essere composta solo da gente pura, non da peccatori. Gli ignoranti, la gente rozza, la gente delle campagne che non conosceva la Torah, doveva essere esclusa. Volevano una comunità fatta solo di puri. Il Battista rimarrà scandalizzato quando comincerà a notare che non è questa la comunità che vuole Gesù. Gesù vuole una comunità dove ci sia l'uomo, questo uomo che ha grano e zizzania. Anche gli Esseni, lo ricordiamo, volevano la comunità di gente pura, erano scappati da Gerusalemme per non essere contaminati, proprio sdegnavano gli altri e quindi si sono ritirati a Qumran e si sentivano i figli della luce e odiavano i figli delle tenebre. No, c'è luce e tenebra nella comunità cristiana. Ecco il messaggio per la Chiesa di oggi. A questa Chiesa appartengono i buoni e i cattivi, i santi e i peccatori, e appartengono soprattutto coloro che sbagliano nella vita, che sono i figli che devono essere più amati, e tanto più amati quanto più faticano, quanto più soffrono per le loro fragilità. A volte mi capita di sentire qualcuno che dice: «Ah, io non voglio saperne della Chiesa, guarda che scandali!» E io rispondo sempre: perché ti confronti con quel fratello
nel quale emergono tante zizzanie, e non ti confronti invece con quell'altro fratello in cui c'è tanta bellezza evangelica. La conclusione della parabola, la mietitura. Allora, padrone dirà: raccogliete prima le zizzanie, legatele in fastelli e bruciatele. Buon grano invece radunatelo nel mio granaio. Cosa significano queste parole di Gesù e che sono state fraintese? Vuol forse dire che alla fine del mondo finalmente ci libereremo dalle persone cattive che verranno cacciate nell'inferno. Sono dei figli di Dio, stiamo attenti. E in tutti costoro ci sono tante zizzanie, certo, ma c'è anche del buon grano. In ogni uomo, non ci sono solo zizzanie. Cosa significano queste parole di Gesù? La mietitura non è un momento di tristezza, è un momento di grande gioia. Lo impiega spesso Gesù, questo simbolismo della mietitura, quando chiama i suoi apostoli, li invia, dice: la messe è molta, è tanto il grano da raccogliere. Oppure al termine del racconto della Samaritana, già i campi biondeggiano per la mietitura. È il momento della festa. Che cosa accadrà in questa festa? Verranno bruciate le zizzanie, cioè alla fine rimarrà di ogni uomo la parte bella, perché nel regno che verrà consegnato al Padre del Cielo non ci saranno più zizzanie. Adesso, in questo tempo, ci sono anche le zizzanie. Ma alla fine, questo è l'annuncio di gioia, l'amore di Dio brucerà tutte le zizzanie, nel regno del Padre entrerà il bel grano, la bellezza che è presente in ogni figlio di Dio. Dobbiamo tenere distinto, e verrà presentato in un modo chiaro poi nell'ultima parte del Vangelo di oggi, la distinzione fra il regno del figlio dell'uomo, che è quello in cui viene costruito il regno di Dio, è la nostra storia, il tempo in cui noi viviamo, e in questo tempo la Chiesa non è il regno di Dio, ma è a servizio della costruzione di questo regno. Poi verrà il momento in cui le zizzanie verranno bruciate e rimarrà il buon grano che entrerà nel regno del Padre. A questo punto l'Evangelista Matteo inserisce altre due parabole. Ascoltiamole. Espose loro un'altra parabola, dicendo: Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi. Ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava loro se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Con un po' di fatica i servi hanno accettato la logica dell'insieme. Grano e zizzania devono crescere insieme e hanno anche capito che il seme è bello. Adesso che cosa si aspettano? Potrebbero coltivare delle attese sbagliate, cioè confondere il regno di Dio con le apparenze esteriori,
con i successi spettacolari, gli inchini. Come sono apprezzati i regni di questo mondo, si presenterà così il regno di Dio? Il seme è bello, produce frutti belli, straordinari, nel cuore di ogni uomo, senza far rumore, senza attirare l'attenzione. E poi l'uomo nuovo, l'uomo bello, costruirà una società bella, ma mai per mettersi in mostra, sempre nel nascondimento, nel silenzio. E per mettere in luce questo messaggio, Gesù introduce due parabole. Quella della senape, che è un granello microscopico, dal quale poi germoglia un albero, dice la parabola, ma di albero non si tratta, è un arbusto alto 2-3 metri. Però il contrasto è fra la piccolezza di quel seme, che era proverbiale proprio per la sua piccolezza, e questo arbusto. La seconda parabola, quella del lievito. Il seme della senape è nascosto nella terra, non si fa vedere. Se vuole mettersi in mostra, rimanere fuori dalla terra, secca, non produce nulla. E se il lievito è fuori dalla farina per mostrarsi, per farsi vedere, non fa lievitare nulla. Qui Gesù ci presenta anzitutto il contrasto fra la grandezza che gli uomini si aspettano e invece la grandezza del regno di Dio, che non è apparenza. Il profeta Ezechiele, al capitolo 17, aveva presentato il regno messianico con l'immagine di un enorme, stupendo cedro cresciuto in cima a un monte e piantato da Dio. Quindi il cedro era considerato il re degli alberi, eccolo, il regno messianico fatto di apparenza esteriore che attira l'attenzione di tutti. Gesù non presenta così il regno di Dio, ma come un piccolo seme di senape che è posto nella terra e produce qualcosa davvero di grande. Che cos'è questo seme? È il seme della parola di Dio, che può sembrare una piccola cosa. Quanto è forte una parola fragile, debole, presentata poi da uomini che sono poveri. Nella seconda lettera ai Corinzi, Paolo dice: portiamo questo tesoro in vasi di creta, proprio con questa nostra fragilità umana. Eppure questo seme ha una bellezza in sé, capace poi di far splendere chiunque lo accolga su una terra bella. L'altra parabola, quella del lievito, presenta ancora il nascondimento di questo lievito, che fa lievitare, dice, 3 misure di farina, una quantità di farina straordinaria. Sono ben 40 chili di farina. Nessuna massaia lavorava tanta farina. E vuole mettere in evidenza come sia capace di trasformare da dentro una persona e poi una società, questo seme della parola di Dio. E secondo me, e qui Gesù forse non aveva parlato di 3 misure di farina, che sono una quantità enorme, come fa una massaia a lavorare 40 chili di farina. Probabilmente Gesù aveva impiegato una quantità di farina molto minore, ma gli apostoli vivono già nel tempo in cui già tutto l'impero romano è stato fatto fermentare da questa parola del Vangelo, e allora forse hanno aumentato un po' la quantità della farina di cui aveva parlato Gesù. Sentiamo adesso
come Matteo riprende il tema della parabola delle zizzanie e la trasforma in una allegoria per dare una scossa pastorale alla sua comunità. Congedata la folla, Gesù entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola delle zizzanie nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno. Le zizzanie sono i figli del maligno, e il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie le zizzanie e le si bruciano nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti». La parabola, lo ricordiamo, insegnava la tolleranza, la pazienza. Il padrone invitava ad accettare serenamente che nel mondo e nella Chiesa anche, accanto al bene ci sia anche il male. La seconda parte del brano evangelico di oggi sembra dare ragione agli intolleranti, perché il figlio dell'uomo manda i suoi angeli a spazzar via tutti i malvagi. Poi si parla di fuoco, fornace ardente. Cosa sono queste immagini impressionanti? Cerchiamo di capirle, perché si potrebbero dare interpretazioni fuorvianti. Chi scrive è un giudeo e parla a giudei. Per farsi capire, ricorre al linguaggio comprensibile alla gente del suo popolo. E chi ha letto almeno qualcosa della letteratura apocalittica, soprattutto il più famoso dei libri apocalittici del tempo, che è il primo libro di Enoch, conosciutissimo da tutti, ha piene le orecchie di queste immagini del fuoco, fornace ardente, pianto, stridore di denti, la mietitura, gli angeli, i diavoli. I rabbini facevano continuamente ricorso a queste immagini e anche Gesù non poteva che impiegare lo stesso linguaggio. Ma cosa ci intende dire? Se non si tiene presente che si tratta di immagini apocalittiche, che si può scadere su interpretazioni fuorvianti, pericolose, che di evangelico non hanno nulla, non sono affatto una bella notizia. La richiesta di spiegazione della parabola è fatta dai discepoli con un imperativo di asafeson: spiegaci, come se non fossero d'accordo che accanto al seme bello ci siano delle zizzanie. Sembrano persone che appartengono alla comunità cristiana e sono orgogliose, si sentono degli eletti, dei giusti, e sono infastiditi che si parli di zizzanie fra di loro, per cui dicono: spiegaci. Il tono sembra quello di chi non è d'accordo. Ed ecco allora il messaggio di questa seconda parte del brano evangelico, in cui si mette in guardia sul fatto che esistono delle zizzanie. La risposta del maestro è allegorica, cioè interpreta i sette personaggi che compaiono nella parabola, e l'abbiamo ascoltato: chi è il seminatore, che cos'è il campo, che è la storia dell'umanità, il seme bello, che sono coloro che incarnano il messaggio evangelico, i nuovi valori,
Le zizzanie sono coloro che incarnano gli istinti malvagi e poi il nemico, diavolo, di cui abbiamo già parlato, il seminatore, e la mietitura e i mietitori. Quest'ultima parte la vogliamo capire bene. Abbiamo già detto che bisogna distinguere due regni per capire che cosa Gesù ci sta dicendo. C'è il regno del figlio dell'uomo, che è il regno di Dio che si va costruendo adesso nella nostra storia. E in questo regno del figlio dell'uomo sono presenti le zizzanie, sono presenti gli scandali, le persone malvagie che si lasciano guidare da questi istinti cattivi che sono chiamati le zizzanie, che sono dentro, costituiscono parte di noi. E poi c'è un altro regno, il regno del Padre. Che cosa accade nel regno del figlio dell'uomo? È di questo che ci sta parlando adesso Gesù nella spiegazione della parabola. Il figlio dell'uomo manda i suoi angeli a raccogliere da questo suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità. Noi dobbiamo identificare chi sono questi angeli che sono inviati, cosa sono questi scandali e questi operatori di iniquità. Non siamo nel regno del Padre, dove le zizzanie non ci saranno più. È nel regno del figlio dell'uomo e le zizzanie ci sono ancora. Cosa devono fare gli angeli e chi sono questi angeli? Nella Bibbia gli angeli sono tutti coloro che sono mediatori della salvezza di Dio. I mediatori della parola di Dio, i profeti, sono chiamati angeli. Il Battista è chiamato angelo. Anche gli apostoli sono chiamati angeli. Quando, per esempio, Gesù invia i suoi discepoli a preparargli la strada là in Samaria, invia i suoi angeli. Bene, angelo è chiunque si faccia mediatore della parola del Maestro, della parola che distrugge le zizzanie presenti nel cuore di ogni uomo. Ecco chi sono gli angeli che sono inviati dal figlio dell'uomo nel suo regno, cioè oggi. È il momento in cui siamo chiamati a costruire insieme con lui il regno del figlio dell'uomo, quel regno che poi verrà consegnato al Padre. Compito di questi angeli è far scomparire tutti gli scandali. Cosa sono gli scandali? Pietro è chiamato da Gesù scandalo. Tu sei scandalo perché ti frapponi e mi impedisci di percorrere la strada che il Padre ha tracciato per me. Tu fai un'opera del maligno perché mi intralci, sei uno scandalo. Gli angeli sono tutti coloro che si impegnano per far scomparire tutto ciò che impedisce agli uomini di aderire a Dio e a Cristo. Ed è un'opera da svolgere oggi, ed eliminare tutti gli operatori di iniquità, annunciando la parola del Signore, eliminano gli operatori di iniquità per costruire un'umanità bella. E la Chiesa è a servizio di questa costruzione del mondo nuovo, dell'umanità bella. E che cosa accade? Adesso l'immagine della fornace. Gettano nella fornace ardente tutte le zizzanie. Che cos'è questa fornace ardente? Anche Paolo impiega questa immagine nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 3, quando dice che ognuno di noi deve
portare avanti una costruzione della propria vita, tenendo presente che a un certo punto questa costruzione verrà messa alla prova dal fuoco. Che cos'è questo fuoco? Non è altro nel Vangelo. Il fuoco di cui si parla è uno solo. Il fuoco dello Spirito, il fuoco dell'amore di Dio, non c'è altro fuoco. Allora, la costruzione della nostra vita sarà messa alla prova dall'incontro con lo Spirito del Signore, che non tollera che ci siano delle zizzanie, queste vengono bruciate concretamente. Il messaggio che l'autore vuole dare ai cristiani delle sue comunità è questo. Dopo i primi decenni di grande fervore, i cristiani si sono lasciati un po' andare e non prendono più sul serio gli impegni battesimali. Che cosa fare? Matteo vuole scuoterli e lo fa con lo stile dei predicatori del suo tempo. Dice: tenete presente che la vostra costruzione, la costruzione della vostra vita, verrà messa alla prova dal fuoco. Paolo dice: tutti dovremo passare attraverso questo fuoco che brucerà tutte le zizzanie, cioè tutto quello che non è stato fatto dallo Spirito del Figlio di Dio che è in voi. Tenere presente questo significa, guarda che a un certo punto della tua vita forse una grande parte verrà bruciata, rimarrà il bene, il buon grano, ma forse saranno tante le opere che tu hai fatto guidate, suggerite dalle zizzanie. Queste verranno distrutte e sarà doloroso questo purgatorio. Ma il purgatorio non è la distruzione del Figlio di Dio, è la distruzione del male presente in ogni figlio di Dio. Ed è bella la conclusione della parabola. Teniamo presente che c'è questa purificazione. Teniamo presente il compito che è chiesto a ogni vero discepolo di essere un angelo che fa opera di purificazione degli scandali per eliminare gli operatori di iniquità e creare un'umanità bella. Ma alla fine rimarrà il Figlio di Dio, il bello che è presente in ogni uomo, e questo regno del Figlio dell'uomo sarà consegnato poi al Padre. E allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Il messaggio è di gioia e di speranza per ogni uomo. Non è che qualche Figlio di Dio verrà gettato nella fornace ardente. Saranno le zizzanie presenti in ogni uomo che verranno finalmente bruciate dall'incontro con l'amore del Padre del Cielo. Ma la salvezza sarà quella di ogni figlio di Dio accolto fra le braccia del Padre. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.